Mi avete riconosciuto? Sono io, Giulio Rinaldi. Bella vita, vero, quella del pugile. Si dorme fino alle 5 della mattina, naturalmente, poi si spacca qualche quintale di legna. Ma che si guadagnano a fare tanti quattrini se uno non si può pagare nemmeno uno spaccalegna? Questa passeggiatina all'aria aperta la chiamano footing. È molto piacevole, sapete. Piacevole e riposante, anche se ogni tanto qualcuno che non mi conosce mi grida: ma ce l'hai una casa? E a me tocca star zitto. Posso fare a pugni, non sta bene, no? Ogni tanto mi rinfresco. E per dissetarmi il ghiaccio va bene. Questo è un mio ammiratore, si chiama Fabrizio, ed ogni mattina aspetta che io ritorni dalla passeggiata. Appena mi vede lascia il libro e incomincia a fare quello che faccio io. Un po' meglio di me, si capisce. Qui invece mi aspetta un altro tifoso. Il tifoso a cui sono più affezionato è Gaetano. Ha avuto la poliomielite e lui, poverino, non può più correre. Darei tutte le mie vittorie perché Gaetano fosse come Fabrizio. Dopo il footing, una leggera colazioncina. Non posso mangiare molto perché devo conservare il peso forma. Ecco, scommetto che voi non pensavate che la boxe esige anche sacrifici di carattere gastronomico. C'è sempre qualcuno che parcheggia la macchina nella maniera sbagliata. Ma in fondo, avere buoni muscoli a qualcosa serve. Adesso vado a digerire in palestra e una volta tanto non ci vado a piedi. Qualche ripresa sul ring, poi una mezz'oretta al sacco. E vicino a me si allena Fabrizio. Il suo è un sacco più piccolo ed è un punch ball meno irrequieto e impegnativo, quello che adopera lui. L'allenamento in palestra è finito e io me ne vado finalmente a spasso in borghese questa volta, e sotto braccio ad Agnese, la mia fidanzata. Un passo faccio io e un passo fa lui, Fabrizio. È la mia guardia del corpo. E quando sono passati 15 minuti di permesso che l'allenatore mi concede ogni giorno con grande magnanimità, mi richiama al dovere. Poi leggo sul giornale: incidente a Scheppner. Rinviato il match con Rinaldi. Bella vita, vero? Quella del pugile.